Senta, volevo fare un'osservazione al signor Sirile. Visto che, vabbè, lei molte cose, io l'avevo detto anche giustamente. Se io seguo molte le trasmissioni sportive, si ricorda qualche anno fa, dopo l'acquisto di Higuaín, appena dopo un mese, lei disse che il Real Madrid ce l'aveva dato perché era rotto e che ci aveva fatto un pacco di 40 milioni di Forse era un euro. altro Fedele. Adesso No, lei no, 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 cosa mi dice? Abbiamo fatto il contro d'accordo. Alfredo, ascoltami. Era Fedele Confalonieri, che è Bravo. consigliere del Milan, che era Io invidioso. non mi sono Senta, signor mai. Fedele, io mi ricordo benissimo No, no, quella no, ti ricordi trasmissione. male. Su questo ci tengo a precisare. Lei non Non disse che ho aveva mai. No, no, rotto. aspettami. Guardi, non è per me, ci sono le registrazioni, per carità, No, l'ho detto in tutta sincerità. fammela sentire, io mi ricordo quello che ho detto. Sai che cosa ho detto io? Poi la facciamo la prossima volta. Che Higuaín era stato pagato di più perché la Juve lo teneva a 22 milioni di euro. Non mi sono No, mai permesso lei non aveva di detto che il Real Madrid ce lo dava a noi perché era rotto, Rotto? si Mai. ricordò. Ma allora dico una cosa. Io Vabbè, lei dice di ti no. do 10.000 euro se ho detto queste cose. Allora facciamo Quattro Allora le dico una registrazioni. cosa, bisogna andare a quella trasmissione, se c'è la cassetta e lei si risente la Alfredo, no, no, Va dillo bene, io le posso dire solo facciamo una questo. ricerca, poi Vabbè, insomma allora sveliamo tutto la prossima la settimana. faccia per lei. Io E purtroppo come non ho la no? possibilità di avere questi Guardi amici, che per con le altre 10.000 euro ricordo di possiamo avere la anche registrazione. contraffare la registrazione, ci No, pensi? con 10.000 euro lei mi salva, sinceramente. Alfredo, grazie per aver telefonato. Aspetto la risposta in televisione, va bene? Grazie. Arrivederci.